All'asta del mobile ci sono i saldi con sconti fino al 70%. Abbiamo scelto Porta Palazzo, Vallette, zona Piazza Montale e Corso Racconigi perché sono degli spazi su cui abbiamo già iniziato un percorso di riqualificazione in questi anni. Queste risorse ci permetteranno di intervenire in termini più ampi e quindi migliorare la qualità della vita di quelle che noi riteniamo delle periferie, che sono periferie esistenziali, non per forza lontane dal centro, ma che hanno bisogno di risposte di questo tipo. Sono interventi che partono ad esempio da case popolari, ma in realtà penso a Racconigi, c'è il rifacimento del mercato, ci sono interventi sulle piste ciclabili, si interviene sul verde, sulle manutenzioni, quindi sono interventi molto impattanti che sono la conseguenza del percorso fatto in questi 5 anni su interventi invece un po' più puntuali. La città non ha, insomma, negli ultimi 10 anni non ha mai avuto le risorse che avrà nei prossimi 5, questi sono i primi 45 milioni a cui si aggiungono altri 82 che sono stati già assegnati, i fondi REACT, anche qui sono interventi di manutenzione o comunque sugli spazi pubblici, altri 100 milioni che abbiamo ottenuto grazie al fondo complementare per la Biblioteca del Valentino, che anche qui verrà costruita nei prossimi anni, e poi mancano ancora tutte le risorse del PNRR, di cui si saprà meglio verso settembre-ottobre. 5 anni di lavoro poni le basi, oggi parliamo di periferie, noi abbiamo cercato con le risorse che avevamo, che erano poche, di intervenire e risolvere alcune bombe sociali, come le definite, penso a se Torino Sud, penso al MOI, che sta adesso partendo il cantiere, se penso a Torino Nord, penso a Germagnano. Abbiamo usato i soldi di Aperto per piccoli interventi di agopuntura, adesso arrivano grandi risorse che si inseriscono in questo percorso iniziato ormai 5 anni fa. Penso a Torino Nord, che è una criticità, e lì grazie al governo arriveranno i fondi di Metro 2 che verrà costruita a partire dal 2023. Non lascio un'eredità, lascio un percorso iniziato a cui si aggiungono ingenti risorse non solo a Torino, per tutto il paese, e insomma sono sicura che comunque nell'ambito di questo solco questi interventi continueranno. So già che ne sarà contenta da torinese, ma da prima cittadina non le dispiace non poter raccogliere i frutti o comunque dare continuità a quelle che erano delle volontà politiche? Da torinese sono felicissima che arrivi queste risorse, ma lo sono anche da sindaca uscente. Lo dico perché poter oggi dire che arriveranno circa 15 milioni su Vallette, che era 15 anni che aspettavano l'intervento, dopo aver rifatto Piazza Montale, aver iniziato a fare una serie di interventi, significa nella propria azione amministrativa cambiare la vita di un quartiere, di uno spazio pubblico. Poi tagliare il nastro non fa la differenza, l'importante è porre le basi, e sono felicissima che nel 2026, perché quella è la scadenza, o 2025 se qualcuno riuscirà a farlo più velocemente, qualcuno taglierà il nastro del nuovo quartiere di Vallette.